Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Sono Carlo Poggioli, costumista e presidente dell'ASC, l'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. Ho cominciato la mia carriera intorno agli anni 80, inizio anni 80, quando da Napoli, dove avevo frequentato l'Istituto d'Arte e l'Accademia di Belle Arti, decisi di trasferirmi a Roma per cominciare questa grande avventura. Fu una bella impresa, perché praticamente io venni a Roma semplicemente perché convinsi un mio amico a seguirmi, perché ci avevano offerto un appartamento. E sotto consiglio della mia maestra di accademia, Odetta Nicoletti, che ringrazio sempre, venimmo a Roma un po' alla sprovvista, nel senso che arrivammo e diciamo non avevamo già un lavoro. Quindi con le cartelle sotto al braccio bussammo alle porte delle diverse sartorie, fra cui Farani, Tirelli, GP11, per cercare lavoro, proprio all'avventura. E arrivammo purtroppo in un periodo che non era molto florido per il cinema, ci sono state sempre delle crisi, no? L'abbiamo avuta nel 2010, ne abbiamo avuta alla fine degli anni 90, quindi era un momento anche un po' particolare, dove non c'era molto lavoro. Però fummo molto fortunati perché, nonostante quando facemmo gli incontri i direttori delle sartorie ci dicevano: ah, ma siete arrivati però peccati in un momento un po' strano, c'è poco teatro, c'è poco cinema, quindi eravamo anche molto scoraggiati. Però, diciamo, io sono un capricorno e dissi: no, comunque ce la faremo, in qualche modo ce la faremo. Pagavamo un bel affitto, per quei tempi era tanto, quindi dovevamo comunque pagare gli affitti, vivere a Roma, che era completamente un'altra città diversa da Napoli, molto più costosa chiaramente. Però avemmo, dopo un po' di tempo, anzi passarono poche settimane in effetti, una chiamata, diciamo, da queste sartorie. Io andai a lavorare, il mio amico andò subito a lavorare da Farani, che è stata una grande sartoria che ci ha aiutato molto, che era Piero Farani, il re di Giuti Piccolo, e poi io ebbi la fortuna che mi chiamò Umberto Tirelli, che purtroppo è morto all'inizio degli anni 90, che però mi dette molta fiducia. Mi dette molta fiducia perché cominciai a fare subito l'assistente per un costumista svizzero che stava facendo un'opera in quel momento. Però l'arrivo da Tirelli fu per me importantissimo, perché fu lì che ho conosciuto i miei tre grandi maestri, che mi hanno insegnato tutto. Mi hanno insegnato il costume, ma mi hanno anche insegnato tanto sulla vita in generale. E che sono stati Gabriella Pescucci, Piero Tosi e Maurizio Minerotti. Con Gabriella cominciai subito a lavorare per il mio primo film, che fu Il nome della rosa, e poi continuai, cioè la collaborazione con Gabriella è stata di tantissimi anni, fino a quando poi, diciamo, non ho cominciato a lavorare da solo. Con Gabriella appunto fui assistente per Il nome della rosa, poi per Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, per dei film di scuola, fra cui La famiglia, e l'altro film era con Massimo Troisi e Marcello Mastroianni, che era Splendor, che fu un'esperienza bellissima, e poi con Zeffirelli, con Bolognini. Cioè, ho avuto la fortuna anche di conoscere un certo cinema che diciamo è stato l'ultimo cinema dei grandi italiani, anche per carità. Continuiamo adesso con i nuovi registi, però ho avuto la fortuna di conoscere quella tradizione e quei grandi registi che purtroppo non ci sono più. Con Gabriella continuai a lavorare per L'età dell'innocenza di Scorsese,
Poi c'era un altro film di Terry Gilliam che era I Fratelli Grimm, che poi abbiamo confermato insieme. E la mia fortuna è stata anche quella di incontrare una costumista che mi ha dato moltissimo americana, che è Ann Roth, con la quale cominciai a lavorare come assistente per Il paziente inglese, che prese l'Oscar per i costumi, e poi dopo per Il talento di Mr. Bean, sempre con Minghella, e Anne poi mi dette la possibilità, Anne e Anthony chiaramente, di cofirmare con Mountain, che è stato l'ultimo film con il quale ho lavorato con Anthony, perché purtroppo poi dopo è morto, che era con Jude Law e Nicole Kidman, insieme a tantissimi altri splendidi attori. Un incontro fondamentale nella mia vita, a parte quello appunto con Gabriella, con Tosi, è stato anche con Maurizio Milanotti, perché Maurizio mi dette la possibilità e fece avverare un sogno che io avevo sempre inseguito, ovvero di lavorare su un film con Fellini. E io ebbi questa telefonata, mi ricordo come se fosse ora, il 31 dicembre, che poi era la serata in cui oltre a festeggiare il fine anno festeggio sempre il mio compleanno, quindi vado a finire in mezzo ai fuochi. Diciamo questa cosa di essere nato il 31 dicembre alle 11:30, ovvero quando a Napoli si scatena l'inferno dei fuochi d'artificio, secondo me diciamo mi è rimasta dentro questa cosa, perché io sono un po' così, sono un po' scoppiettante e a volte mi chiamano proprio come fuoco d'artificio. Maurizio mi chiamò perché mi dette questa notizia: disse, Carlo, dobbiamo cominciare a lavorare nella voce della luna e dobbiamo cominciare immediatamente dopodomani, cioè il 3 gennaio, avremmo dovuto iniziare questa avventura, che poi si è prolungata per tantissimo tempo perché il film durò molto più del previsto, fu sospeso, fu ripreso. E fu una grandissima e bellissima avventura perché io ero che ero appassionato di film di Fellini, li avevo visti tutti, conoscevo tutti, è stato sempre il genere di film che io ho preferito in assoluto, perché e che tuttora preferisco, perché quel tipo di cinema c'è una trasfigurazione della realtà portata a questo surrealismo, no? A questa visionarietà della vita. Ebbi anche la fortuna di continuare a stare un po' con lui, perché io abitavo vicino al suo studio che era via Po, io abitavo via Toscana, e quindi Fellini, anche dopo aver finito il film, mi chiamava ogni tanto, gli facevo dei lavori un po' come l'assistente, andiamo di qua, andiamo di là, ed era sempre interessante stare con lui perché aveva, cioè mi ha dato delle cose che non dimenticherò mai, per esempio lo spirito di osservare la gente che passa per strada. Mi ricordo che tante volte che eravamo in macchina, lui mi costringeva a firmarmi, questa è una cosa che ho detto, dico sempre perché è una cosa che mi è rimasta veramente nel cuore, mi costringeva a fermarmi perché stava passando un personaggio strano. E che quindi lui aveva il desiderio che io lo osservassi da cima a fondo, anche se c'era per esempio un traffico infernale, in quel periodo si camminava ancora via del Corso con le macchine, le cose. E mi ricordo appunto una volta via del Corso mi fece fermare, nonostante c'erano pullman, taxi, altre macchine dietro che strombazzavano. Lui diceva: fermati, fermati. Dico: maestro, ma che succede? Perché mi dico? Fermati e guarda. Ed era così che passava, ad esempio, un interessante personaggio che per lui era fondamentale che guardassi e che mi ha insegnato a guardare la realtà in un certo modo. Tipo poteva essere una barbona vestita come una grande duchessa con una sciarpa rossa, mi ricordo dei cappelli, aveva un cappello stranissimo e aveva delle buste di plastica, però tutte colorate, legate, che gli facevano da strascico a questo cappotto lunghissimo che lei portava. E lui diceva: guarda Carlino, guarda, guarda attentamente, guarda com'è vestita, perché se io dovessi chiederti di fare una barbona, tu devi capire come farla. E poi magari io non ci credo perché penso
Beh, potrei pensare che è esagerato, invece la realtà è anche questa. Quindi da Fellini ho appreso lo spirito di osservazione che mi è rimasto come grande consiglio per tutte poi i film, le opere teatrali che ho fatto. Le ho tenute sempre in considerazione i suoi suggerimenti. Cioè, i ricordi di Fellini appunto sono tanti, però la cosa a cui tengo tantissimo e che qui a casa mia ogni tanto mi guardo quando ci passo davanti mi fa venire, cioè mi emoziono tutte le volte che ci passo perché mi richiama una cosa, è questo disegno che un bozzetto di Fellini, che è questo, ecco qua. Dove c'è la dedica con il mio nome che Fellini mi dette alla fine del film La voce della luna. Ecco qua, ecco. Allora, ripeto. Che Fellini mi dette alla fine del film una dedica in cui mi ringraziava del mio lavoro. Chiaramente era assistente di Maurizio Milanotti, però stando sempre sul set con lui. Insomma, ed è un disegno a cui tengo tantissimo, è proprio, sono molto geloso. Infatti non l'ho neanche mai pubblicato se non ora sull'ultima rivista della nostra associazione, si chiama Scenografia e Costume, e che vi consiglio di leggere, e semplicemente andando sul sito www.asc.org potete guardare la nostra rivista dove sono pubblicati questi disegni. Potervi abbonare. È un appello che vi faccio perché è una rivista bellissima che sta avendo, è bilingue in italiano e in inglese e sta avendo un grande successo con i nostri colleghi d'oltreoceano, come quelli europei, ed è dedicata questa volta a Fellini insieme a tanti altri articoli molto interessanti che potete leggere appunto online. E così come lui, diciamo che a parte gli altri registi con i quali ho lavorato, che devo ringraziare perché mi sono trovato benissimo, come Spike Lee, poi ho lavorato a parte con Terry Gilliam, con tanti altri registi, però i registi, diciamo, che mi hanno dato molto sono dei registi, sono dei quattro registi che ognuno a suo modo ha quella visione del cinema che a me piace, che è appunto quella un po' felliniana, di guardare la realtà attraverso un occhio che però ti dà la possibilità di sognare, perché ti dà al di là, la possibilità di andare al di là della realtà, di scoprire nuove cose e di avere come delle visioni. E questi registi appunto sono il primo Fellini, che chiaramente è quello che mi porto più nel cuore, poi c'è stato Terry Gilliam, l'incontro con Terry Gilliam, con quale poi ho firmato anche Zero Theorem, che è un film visionario completamente futuristico, dove c'erano pochissimi soldi, però dove ci siamo divertiti tantissimo a farlo, proprio perché pur avendo pochi soldi siamo riusciti a fare un prodotto. Io avevo fatto i costumi proprio perché non c'avevo soldi, avevo immaginato questo futuro fatto di plastica. Che era appunto, i costumi erano realizzati con le plastiche dei tavoli, delle tende della doccia, era tutto un mondo stranissimo, ma ci divertivo tantissimo a farlo. Era un film con Matt Damon, con Tilda Swinton, e purtroppo fu un film che non uscì in Italia perché, con la solita sfortuna un po' che ha Terry Gilliam, non fu poi distribuito. E quindi anche Terry mi ha dato moltissimo riguardo il vedere la realtà in un certo modo. L'altro interessante regista al quale devo molto è Paolo Sorrentino. Con Paolo io ho fatto due film, ho collaborato con lui per due film, per Youth, che era con Michael Caine e tanti altri attori, e poi con loro e tutte e due le serie del Papa, sono New Pope, che è uscito da poco, e Young Pope. Anche Paolo mi ha dato molto perché
attraverso, in un modo diverso di come immaginava Fellini il cinema, anche Paolo, cioè, ha un certo tipo di vedere appunto la realtà, di trasformare la realtà, di avere una visione che a volte è veramente sorprendente, no? Che è chiara nei suoi film, di immaginare personaggi, scene e chiaramente dalle sceneggiature, perché la fortuna di lavorare con Paolo, che oltre ad essere regista, è anche lo scrittore di quello che lui dirige, quindi ha delle idee sempre molto chiare, ha delle idee molto chiare, ma è sempre aperto ad accettare dei consigli su dei personaggi che magari lui aveva immaginato in un modo e che io glieli propongo in un'altra veste. E che lui accetta perché capisce che forse è un andare avanti delle sue idee. D'altronde il nostro lavoro di fare costume è quello, è di aiutare soprattutto gli attori a entrare nei personaggi, ma anche aiutare un regista ad immaginare dei mondi che dalla scrittura devono diventare poi sullo schermo, devono stare sullo schermo. Ed è quindi il processo di noi costumisti, come gli scenografi, come il direttore della fotografia, di riuscire a comprendere l'intenzione del regista e di tramutare il suo pensiero anche nei costumi e nella scenografia. Quindi per far diventare tutt'uno un progetto che ha un'idea ben precisa, che è appunto quella del regista. Poi chiaramente ci sono gli attori che contribuiscono alla realizzazione o meno di un film o di un'opera televisiva o anche di un'opera teatrale, perché parliamo anche la prosa. Io ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, anzi è stato il debutto grande nel teatro, Luca Ronconi, e che Luca Ronconi anche mi ha dato tantissimo, cioè in un modo completamente diverso, sebbene pur visionario, perché Luca mi ha insegnato, per esempio, ad asciugare tutto quello che erano i personaggi che erano in scena, a rendere precisa l'idea che lui aveva di quel testo teatrale, di quelle parole. Infatti, ero sempre affascinato a vedere le sue prove di questi spettacoli, che poi, per esempio, io ho fatto Strano Interlude, era uno spettacolo che durava addirittura 6 ore, e dove la gente rimaneva incollata sulle poltrone. Perché c'era una visione chiaramente del testo completamente sconvolta e completamente diversa da quello che uno potrebbe leggere, che non potrebbe mai immaginare, se non appunto attraverso la lucidità e la genialità di Luca Ronconi metterlo in scena. E dopo Paolo, il mio ultimo incontro, felicissimo, è stato proprio da poco. Perché ho avuto la fortuna di incontrare Terence Malick. Anche Malick era un regista, cioè io quando guardavo i suoi film, quando ho visto i suoi film, soprattutto parlavamo di Tree of Life, che è stato uno che mi ha colpito tantissimo, ma anche nel suo penultimo film, che era su questo soldato che rifiuta di andare in guerra e viene praticamente viene ucciso e lui però, pur di rispettare la sua idea contro la guerra, si fa uccidere lasciando una famiglia meravigliosa, una moglie e dei figli, ma crede talmente, cioè rispetto alla guerra è talmente negativa la sua idea che accetta di morire, di lasciare appunto la famiglia, i figli e tutto per questo tuo ideale. Allora, incontrare Terence Malick perché mi ha cambiato la vita? Perché è un altro visionario, cioè con un'immaginazione straordinaria, geniale, sempre pronto a cambiare idea su delle scene e cambiare idea sul modo proprio di fare cinema. Mi ha dato molto perché mi ha insegnato un altro modo di fare cinema rispetto a tutti gli altri registi. Ma anche la semplicità
con la quale li gira. Per esempio, usa dei carrelli che sono solo di 3 metri fatti di tubi innocenti. Usa pochissimo le luci elettriche. Giravamo sempre tutto al naturale in certe ore del giorno. Cioè, mi ha proprio aperto la mente di come fare un altro tipo di cinema. Non vedo l'ora di vedere il film, che non so quando sarà montato, purtroppo, e sono curiosissimo di vedere il risultato finale. Di quel poco che ho visto di proiezioni, abbiamo girato tutto il Mediterraneo, siamo stati in Turchia, siamo stati in Marocco, a Malta, poi in Israele, cioè è stato un giro bellissimo e lavorare con lui è stato veramente un grande, grande piacere, perché una persona poi così gentile, così corretta con tutti, non è facile trovarla. Dunque, niente, questo è quello che io, diciamo, vi racconto un po' di quello che ho fatto. Sebbene, per esempio, io adoro molto fare teatro, ho fatto anche tanta lirica. Per esempio, fare chiaramente i costumi per la lirica è diverso da fare quelli di teatro, perché in lirica non c'è bisogno di andare nel dettaglio, così come va in teatro, però devi creare quelle forme, quei colori che devono accompagnare soprattutto la musica. La musica e chiaramente tutta la regia che il regista ha in mente per questa mise in scena, che è chiaramente sempre diversa una dall'altra, e la magia del teatro che poi scompare, non rimane più niente. Mentre nel cinema possiamo riguardare un film, possiamo riguardare quante volte vogliamo, un documentario, una cosa. Nel teatro non è così. Il teatro è quell'attimo che devi cogliere, perché anche se lo rivedi voglio dire, nei filmati, ha completamente un altro senso. Cioè, bisogna essere seduti là in platea per assistere ad una direzione musicale, avere l'emozione dei cantanti che ti cantano davanti, e questo non è proprio niente. Cioè, accade solo quel momento in cui tu sei seduto in platea e sei lì a guardare. E la stessa cosa per il teatro di prova. Cioè, io ho assistito veramente a delle grandi, cominciando agli spettacoli di Strehler, che andavo a vedere quando già ero giovanissimo, perché ho avuto sempre la passione del teatro che mi è stata trasmessa però dai miei genitori, che mi portavano molto a teatro, anche se ero piccolissimo, a volte mi annoiavo ad andare al San Carlo, per esempio, mi addormentavo, però poi man mano mi è cresciuta questa passione, no? Sia per la prosa che per la lirica. Ho fatto molta gavetta per arrivare a quello che sono riuscito a fare. Poi ho avuto anche esperienza con il cinema americano, sebbene diciamo che non il cinema americano mi ha fatto sempre un po' spavento per queste grandi organizzazioni. Ce l'ho fatto, per esempio, Divergent, che era una grandissima produzione, che è un successo enorme di al botteghino, perché erano praticamente questi blockbuster. Che un altro tipo di organizzazione, una grandissima organizzazione. Però a volte preferisco rimanere qua in Italia e lavorare con i nostri amici, ci siamo cresciuti insieme, con le famiglie dei macchinisti, degli elettricisti, delle nostre sarte, della gente che ormai collabora con me da tantissimi anni. Cioè, c'è il mio tagliatore Gian Piero Grassi. Per dire, sono 30 anni che ci conosciamo, le mie sarte, i miei assistenti, i fedeli. Cioè, diciamo che preferisco stare in Italia, che è la mia casa. Però molte volte mi devo spostare, purtroppo a volte non c'è lavoro abbastanza in Italia, quindi sono costretto ad essere un po' un emigrante. Quello che voglio consigliare ai giovani che cominciano adesso questo mestiere. Diciamo che io sono stato fortunato perché ho cominciato nel periodo più bello poi del cinema italiano, no? Dove ancora si facevano grandissime produzioni teatrali, non solo nel cinema, in teatro, in prosa, dove i teatri, le opere liriche avevano un loro peso, perché c'era completamente un modo diverso, anche attraverso i registi che prendevano delle cose. Per esempio,
per me lavorare con Zeffirelli è stata un'esperienza perché Zeffirelli si imponeva molto alle produzioni e riusciva sempre ad ottenere tutto quello che voleva, così come era Bolognini. Purtroppo oggi diciamo che la condizione economica, la crisi che sta attraversando il paese, per non parlare di cosa stiamo attraversando adesso, perché questa sicuramente sarà una crisi che ci peserà per molti anni. Ci peserà per molti anni perché, nonostante stiamo facendo un grande lavoro, soprattutto con la nostra associazione e le associazioni che sono con noi, ovvero che fanno parte delle altre professionalità del settore, stiamo cercando di capire come andare avanti, di capire come riuscire a ricominciare il nostro lavoro. Sappiamo che saremo gli ultimi, lo sappiamo perché purtroppo mentre in una fabbrica si può riaprire, mentre un negozio può aprire la sua finestra ed avere, diciamo, di mantenere quei protocolli di sicurezza che ci stanno imponendo, per noi è difficile, perché noi dobbiamo avere contatti con gli attori, dobbiamo vestire gli attori, dobbiamo vestire le comparse, la sera rientrano i costumi e bisognerà assolutamente trovare il modo che già stiamo studiando, questo famoso ozono, per cercare di disinfestare i costumi che si tolgono gli attori e con tanti altri problemi di organizzazione che spero che le produzioni rispettino, perché questa volta non si tratta di mantenere delle regole sindacali sugli straordinari o su un overtime oppure su una golden hour. Questa volta si tratta di capire e di riuscire a non far morire nessuno sul set. Detto questo, spero quindi nella ripresa, mi auguro che ci sia una grande ripresa in tutto il cinema mondiale, perché mai come questa volta siamo tutti sulla stessa barca, come qui, come in America, come in Australia, come in tutta Europa. Siamo tutti sulla stessa barca e si è creato in questo momento anche una grande collaborazione fra tutti noi. Proprio noi siamo a contatto con gli americani, siamo a contatto con gli spagnoli, siamo a contatto con gli australiani per capire tutti insieme e farci forza, perché il cinema è bello, lo spettacolo è necessario alla cultura e soprattutto a farci sognare, e dobbiamo continuare a sognare. Grazie.